Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video by Tundra. Oggi siamo su Scribblenauts, un gioco che io non conosco. So giusto un po' la trama, che possiamo creare quello che ci pare. E su questo gioco, Scribblenauts Unlimited, lo inizio per la prima volta con voi. Non farò proprio un video tutto lungo, penso di fare dei piccoli sketch, non lo so. Vabbè, ora vediamo il video di vedere un po' di cosa si tratta. La nostra storia comincia con nonno Edgar e nonna Judy. Incredibile ma vero, nonno Edgar era stato il migliore avventuriero del pianeta. Nonna Judy non era un avventuriero, lei era un'avventuriera. A Edgar succedeva spesso di giungere in luoghi rimasti nascosti per secoli e scoprire che Julie era già lì a farsi uno spuntino. La loro rivalità continuò per molte altre avventure. In una di queste, Julie arrivò prima di Edgar in cima a una piramide. Ma il tesoro era un anello di fidanzamento. Edgar e Julie decisero di fondare una famiglia ed avere dei figli. E la fondarono talmente bene da farne 42. Un giorno, mamma e papà diedero a me e Maxwell due incredibili regali. Il primo era un globo magico che consente di andare ovunque nel mondo. Il secondo era un fantastico taccuino, su cui era sufficiente scrivere qualsiasi cosa per farla apparire. Preoccupati di vederci diventare bambini viziati, i nostri genitori decisero che dovevamo affrontare le difficoltà del mondo esterno. In cammino verso la città, incontrammo un vecchio che aveva fame. Maxwell fece apparire una mela, ma solo per giocargli un brutto scherzo. La mela era marcia. Il vecchio l'assaggiò e la sputò, arrabbiandosi moltissimo. Ci lanciò una specie di incantesimo. Disse che eravamo viziati e sparì. Sembrava non ci avesse fatto niente. Quando però Maxwell si rimise in cammino, non riuscì a seguirlo. Il vecchio mi aveva lanciato una maledizione per trasformarmi in pietra. Non sapevamo cosa fare. Per fortuna, la fattoria di nostro fratello Edwin era lì vicino. Caspita, com'era arrabbiato Edwin. Era deluso per ciò che avevamo fatto al vecchio. E disse che ci meritavamo la maledizione. Meno male che Edwin conosceva gli Starrite. Sono oggetti magici che nascono dalla felicità degli altri. Quando fai abbastanza per farli felici, trovi gli Starrite. Con il suo taccuino, Maxwell avrebbe potuto fare buone azioni e recuperare Starrite sufficienti per rompere la maledizione. Maxwell disse, d'accordo, farò del bene a tutte le persone che incontrerò. Troverò tutti gli Starrite del mondo e ti libererò dalla maledizione, Lily. Maxwell prese il suo taccuino e uscì. Ok. Quindi, al maiale sporco. Sai, più piccolo. C'è un maiale, scrivi un oggetto, ok, per pulire il maiale. Allora, usa il blocco appunti. Un oggetto per pulire il maiale. Che possiamo scrivere? Un oggetto per pulire il maiale. Fazzoletti. Ok. Pulisci. Ok. Poi, clicca sulla barra di avanzamento per suggerimento.
Vieni. No, vieni via. Bene, prendilo. Bene, dal cestino. Maiale pulito. Ora rendilo più grande con un aggettivo. Aggettivo. Abnorme. Abnormale no. Non lo trovo abnorme. Ah. Anormale, yeah. Ok. Vabbè, è enorme. Enorme, boh. Un giga maiale. Suggerisci che ha bisogno di grandi ali per volare. Allora, ali di drago. Ah, ok. Grandi ali di drago. A me piacciono i draghi, qualche problema? Che figata! Vi piace il mio maialofo? Mo vi se mangiamo tutti i vostri maiali. Ok. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly. Blah 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 blah. Un hippie. Ci sta Chuck Norris, un hippie. E questo. Terzo posto maialino. Questo non è un maiale, è un criceto. Primo posto, giga maiale volante. Olè. Ecco lo Starlight. Grazie bitches. Cosa vuole? Ah, il blocco appunti può creare molte cose. Consentiti. Vabbè. Aiuto. Allora, devo aiutare a prendere il gatto sull'angelo. Allora, cosa potrei prendere? Vediamo se me lo dà. Non mi ricordo se si scrive così. Like a boss. Attenzione, vai col jetpack, ragazzi. Il jetpack mi funziona male, fa solo fumo. Raccogli. Ciao. Ciao. Eccati. Ti sei dimenticato un gatto. Tieni. È stata una cosa facile. Arrivederci. Starlight. Questo vuole la missione. Fammi divertire. Crea oggetto. Un oggetto divertente. Non mi fa mettere i numeri. Allora facciamo. No, Uzi. Ah, Uzi, forse è una. Olè. Vai, divertiti. Banana laser. Una banana laser. Mm.
di plastica. Digimon. Vediamo se ci sta Digimon. Diano, Diano, Torquato. Ci sta Dio. Oh, non ci credo. What the fuck? Yeah. Boh. Non mi segue. Allora. Aggettivo. Vediamo. No, pazzo, vai! Oddio, è impazzito! È impazzito! Vabbè, comunque, diamo qualcosa da divertire a questo. Un PC! Ma no, fisso, portatile, idiota! Boom! Allora, stelle filanti. Non ci sta manco questo. Stella, va. E stella... Vai, stella fumante. È una stella che scureggia, what the fuck. Chi è questo? Metti qualcuno nella cabina telefonica. Fermare il mio aiutante. Vai. So chi prendere. So chi prendere. Salve. Vai. All'attacco, ragazzi. Ancora più io. Crea un oggetto. Sì. Perfetto. Si vede, ti diverti con un minuto. Dai, io mi diverterei alla pazza gioia con un minuto. Fare. Ciò, se si scrive così. Ah, pagliaccio, esatto. Pagliaccio. Tieni. Olè, gliel'abbiamo fatta. Alleluia, intanto qua c'è Dio. Ok. Allora. Va bene. Giochi delle giostre. Cosa possiamo prendere? Fermati! Boh! L'ho ucciso. Take this. Attacca. lo so. Ma non si può tipo girare dall'altra parte, perché io ho paura che ammazzo qualcuno dall'altra parte. Vai. Cecchino. Metta boss, se non ci sta questo. Tu. No, attacco io. Ruba, no. Vai, ruba. Grazie. Attacca. Bada. Cattivo proprio. Fustrata. Olè. Prossimo.
Boom. Ancora. Se non sei morto, bravo, non sei morto, devi morire. Ho ucciso. Thanks. Ah, c'ho ancora le ali. Ciao belli. C'è un Godzilla qua. Monta. Yeah. Combo ragazzi. Attenzione, sta atterrando un Godzilla. Come si scrive? Non mi ricordo se. La scietta vorrei. Aiuto. Italiano. Scietro. Eccolo. Tieni. Madonna. No, via, via, via. No. Allora, ah, non vediamo nulla, ci sono troppe nuvole. Ah, aspirapolvere. Aspirapolvere. O aspira nuvole. Grazie. Scusa. Non le succhia. Allora, aspetta. Aspira nuvole. Perfetto. Aspira foglie, va. Ecco, questo va bene. Chi è più grande di me? Aggettivo. Normale.